Questo secondo video vuole continuare l'analisi degli articoli di studio della pubblicazione stampata dalla Società Toro di Guardia, edizione per lo studio, riservata quindi ai soli testimoni di Geova, non è destinata al pubblico, perché certe cose sono così imbarazzanti che non possono essere messe a disposizione di un pubblico normale, ovviamente. Articolo di studio 41, ribadisco, questo lo trovate sul sito jw.org, ma è, nello specifico, è una torre di guardia, edizione studio, la chiamano così, studio, loro studiano, che studiano? Studiano. Si illudono di studiare, va bene. Il titolo di quest'articolo è "Rimaniamo fedeli durante la grande tribolazione" o Armageddon, come dir si voglia. Di cosa parla questo articolo di studio, dove letteralmente tocca il fondo proprio della... Sì, insomma, un articolo di studio che, come tanti altri, serve a mantenere sul filo dell'attenzione il testimone di Geova. Eh sì, mantenerlo teso, timoroso, perlomeno ci provano, perché ormai funziona sempre meno, ovviamente, per le mille bufale, false profezie che in questi decenni purtroppo i testimoni di Geova hanno dovuto vedere con imbarazzo, proclamati appunto dalla Società Toro di Guardia e puntualmente mai verificate, siccome questa fissa della pace e sicurezza che il mondo, i governanti proclameranno pace e sicurezza e allora verrà la fine. Madonna, io personalmente, che entrai nei testimoni di Geova nel 79, lo sento dire già da sempre, da quando insomma, ogni momento è quello buono in cui i governi stanno dichiarando pace e sicurezza, ma che poi però la pace non c'è, e ma invece arriverà la fine, Armageddon. Va bene. Me lo segno anche stavolta, ce lo segniamo. Mettiamo un po' in pausa. Vabbè, la pausa non va. Non capisco perché, vediamo. Ecco. Il primo paragrafo comincia dicendo: "Pensiamo a quando le nazioni faranno la tanto attesa proclamazione di pace e sicurezza." Allora, tanto per cominciare, è tanto attesa da voi testimoni di Geova, perché a noi che non siamo più testimoni di Geova non ce ne frega proprio niente. Nessuno sta aspettando questa fatidica proclamazione di pace e sicurezza, tranne che voi. Vi siete fissati, siete fermi indietro di 40 anni con la fissazione di questo, del momento in cui le nazioni, com'è che dite? Le nazioni, sì, appunto, proclameranno pace e sicurezza. Allora, facciamo questa specifica, perché questa è una specifica doverosa. Probabilmente si vanteranno, asserendo probabilmente, ci mettono sempre i probabilmente e i forse. Ogni affermazione fatta dalla Società Toro di Guardia, messa nella testa del testimone di Geova, comunque contiene sempre o un probabilmente o un forse. Si mettono al sicuro, giustamente, no? O probabilmente si vanteranno asserendo che il mondo non è mai stato così sicuro, ma quando mai? Vorranno farci credere di avere la situazione sotto controllo, ma in realtà non potranno affatto controllare ciò che accadrà dopo. Perché no? Come profetizzato nella Bibbia, dove si abbatterà su di loro un'improvvisa distruzione. Prendono un versetto e lo applicano al contesto, lo tirano da quel contesto e lo mettono nel contesto che vogliono loro. Si abbatterà un'improvvisa distruzione, non potranno sfuggire di alcun modo. A questo punto sorgono delle importanti domande a cui è necessario rispondere. Le domande le fanno loro e le risposte le danno loro. Cosa accadrà durante la grande tribolazione? Ma chi ha detto che verrà sta grande tribolazione? Lo state a dire soltanto voi.
cosa si aspetterà Geova da noi durante quel periodo. Ah, e qui viene il bello. E come possiamo prepararci ora per rimanere fedeli durante la grande tribolazione? Eh già, il trucchetto sta in queste domande. Preparatevi. Prima fissazione, paragrafo 3. Babilonia la Grande sarà distrutta. Questa è la loro profezia. Ma lo vanno dice, io lo sento dire da 50 anni. Io, però, se andate a prendere le pubblicazioni indietro, già degli inizi 1900, di fine 1800, dicono le stesse cose. Non cambiano niente. Babilonia la Grande sarebbe l'impero, secondo loro, tutte le altre religioni. Ecco, Babilonia la Grande rappresenta il mondo religioso non favorito dal loro Dio. E quella è Babilonia la Grande. Quindi Babilonia la Grande sarà distrutta, cioè il mondo religioso. Nello specifico il mondo cattolico, perché loro sono anticattolici fondamentalmente, ma più in senso ampio, un po' in tutte le religioni. Perché Dio metterà nel loro cuore il desiderio di realizzare il suo intento. Dio metterà nel cuore dei governanti delle nazioni di realizzare questo suo intento, cioè di distruggere la religione in generale. Questa è la prima loro profezia, che appunto, come ripetono, da 140 anni. Però poi aggiungono: non sappiamo quali motivazioni potrebbero dare le potenze politiche per giustificare il loro attacco alle altre religioni. Potrebbero dire che le religioni sono un ostacolo alla pace e che si immischiano continuamente nella politica. Ma cosa? Non sono questi i motivi per cui le religioni saranno eliminate da questo pianeta? È vero, sì, prima o poi le religioni, anche la vostra, saranno eliminate da questo pianeta perché siete fonte di discriminazione, siete un limite all'intelligenza umana, siete un limite alla cultura, siete un limite ai diritti umani, siete un limite a tutto, create odio, create divisioni, create guerre. Il fondamentalismo religioso è l'origine di tutte le guerre di questo pianeta, o perlomeno il pretesto di ogni guerra e di ogni collasso di questo sistema. Per cui non c'entra certo niente il discorso che si immischiano nella politica. Questa è una cosa che vi siete inventati soltanto voi. E ci credete soltanto voi. Oppure potrebbero affermare che quelle organizzazioni religiose hanno accumulato troppa ricchezza e troppe proprietà. Che fantasia, perché voi come siete messi? Sembra ragionevole concludere che in questo attacco non saranno distrutti tutti i membri di quelle religioni. A quanto pare, forse, probabilmente, le nazioni elimineranno le organizzazioni religiose. A quel punto coloro che ne facevano parte si renderanno conto che i loro leader religiosi hanno deluso le loro aspettative e probabilmente cercheranno di prendere le distanze da quelle religioni. No, quello sta già avvenendo da un po' di anni. Questo discorso che dite voi sta già avvenendo. Questa delusione da parte degli uomini in generale, questa apertura mentale, questo risveglio sta avvenendo anche all'interno della vostra organizzazione. Migliaia di persone si stanno allontanando dalla vostra organizzazione come da qualsiasi altra religione, perché hanno scoperto che le religioni da sempre sono state uno strumento politico per il controllo delle menti dei cittadini. Anche la vostra, come tutte le altre, siete solo un modo per estorcere denari e capitali alla povera gente. Questo lo hanno capito tutti e la gente sta prendendo le distanze già da tempo, non da mo. Cioè, non è che questo deve ancora avvenire. Ora la domanda: ma cosa si aspetterà Geova da noi durante questo periodo, quindi, di distruzione, questa fase preliminare della distruzione, quindi di Armageddon? Abbiamo creato il problema, adesso forniamo la soluzione, in tutto stile americano. Continuiamo a praticare la pura adorazione. Come abbiamo detto nell'articolo precedente, il video precedente,
Geova si aspetta che i suoi servitori si separino da Babilonia la Grande, da Babilonia la Grande. Questo però significa più che troncare i legami con la falsa religione, dobbiamo anche essere decisi a praticare la vera religione, cioè la pura adorazione, la loro religione. Vediamo due modi in cui possiamo farlo. Per cui, dopo aver elencato quelli che possono essere i due modi per attenersi e quindi a quella che è la vera adorazione, dicono: durante la grande tribolazione il messaggio che proclamiamo probabilmente, qui sempre, no? Forse, probabilmente cambierà. Probabilmente cambierà. Ma vedete qual è il discorso? Che loro scrivono probabilmente, loro scrivono forse nelle pubblicazioni, ci mettono tutti questi condizionali, insomma, ma i testimoni di Geova quando vanno a leggere, mica lo leggono il forse, il probabilmente, il magari, il semmai, no, prendono la lettera e lo prendono come un'affermazione certa. Non come un condizionale, ma no, assolutamente, il condizionale svanisce, perché poi gli oratori, i leader locali, gli anziani locali che tratteranno questo argomento sposteranno l'attenzione dal probabilmente e prenderanno il tutto come una cosa certa, così, alla lettera, come viene scritto. Ma funziona così, sempre così. Oggi predichiamo la buona notizia del regno, ci impegniamo per fare discepoli, ma è probabile che in quel periodo trasmetteremo un messaggio forte, paragonabile a una violenta grandinata, e ci mettono Rivelazione 16:21 che parla di una grandinata, no? Quella grandinata la applicano al loro messaggio. Vabbè, forse proclameremo la fine imminente del mondo di Satana. Col tempo capiremo esattamente quale sarà il nostro messaggio e in che modo lo trasmetteremo. Useremo gli stessi metodi che stiamo usando da più di 100 anni per svolgere il nostro ministero, la propaganda, o ne utilizzeremo altri? Al momento non lo sappiamo. In ogni caso, pare che avremo il privilegio, e attenzione, è un privilegio, di proclamare coraggiosamente il messaggio di giudizio di Geova. E ci mettono Ezechiele 2, 3 e 5, che non c'entra un fico secco con quanto stanno affermando. Ma probabilmente sarà a motivo del nostro messaggio. Adesso viene il bello, paragrafo 9 dell'articolo 41 di studio. Probabilmente ci sta sempre un condizionale, davanti a ogni affermazione c'è sempre. Sarà a motivo del nostro messaggio che le nazioni cercheranno di metterci a tacere una volta per sempre. No, no, voi state sul cazzo a tutti, non per le vostre bufale, per le vostre false profezie che da troppo tempo, e gli allarmi sociali che da troppo tempo continuate a creare fra le persone. No, non è per questo. In Russia, in Cina e in tanti altri stati siete al bando, siete vietati, come tante altre religioni, siete, e la vostra attività è illegale perché diffondete odio, diffondete discriminazione, siete fonte di divisioni nelle famiglie, siete divisioni tra le persone, create fondamentalismo. Fate bene a metterci il probabilmente in questo caso. Non è mai più azzeccato di questo. Probabilmente sarà motivo del nostro messaggio. No, non è a motivo del vostro messaggio. Non convincetevi di essere al bando, di essere fuori legge in diversi stati per il vostro messaggio. Le stupidaggini che voi proclamate non sono più grandi di quelle di tante altre religioni. Voi proclamate stupidaggini come tante altre religioni, che comunque sono ammesse in questi stati, ma tante altre religioni come la vostra, e i mormoni e i scientologi e altri ancora, siete illegali. Non per il vostro messaggio, di certo, che non caga nessuno, ma sicuramente per il vostro modo illegale di diffondere contenuti che incitano all'integralismo religioso e al fondamentalismo.
E invece voi continuate dicendo proprio come confidiamo nell'aiuto di Geova per svolgere il nostro ministero, ora avremo bisogno di confidare nel suo aiuto anche in quel momento. Sì, quando vi chiameranno all'ordine a motivo delle vostre continue violazioni di leggi per quanto riguarda i diritti umani, i diritti fondamentali dell'uomo. Possiamo essere sicuri che Dio ci darà la forza necessaria per compiere la sua volontà. Sì, sì, certo, come no. Un altro paragrafo divertente, ridicolo proprio, che vi suggerisco di leggere in questo articolo di studio, il paragrafo 11. Vedete come loro mettono le mani davanti. Come loro mettono le mani davanti per quello che sta già accadendo, non che deve ancora accadere, ma loro cominciano a preparare il terreno, preparano la mente, la piccola mente del testimone di Geova, a vedere determinate situazioni in un certo modo. A un certo punto le persone che facevano parte delle religioni ormai distrutte, perché sì, ormai le altre religioni sono tutte distrutte, sono rimasti solo loro, come i funghi, no? Come i funghi tamburi. Ormai distrutte, probabilmente saranno infastidite. Quindi a un certo punto le persone che facevano parte delle religioni ormai distrutte probabilmente saranno infastidite vedendo che i testimoni di Geova solo loro stanno ancora praticando la loro religione. Se illudetevi, solo voi sarete rimasti a praticare la vostra religione, tutti gli altri distrutti. Possiamo solo immaginare, qua viene il bello, possiamo solo immaginare il subbuglio che questo potrebbe suscitare anche sui social network. No, signori, il subbuglio sui social network va già avanti da qualche anno. Siete presi a pesci in faccia già da qualche anno sui social network, e che voi non lo sapete, fate finta di non saperlo, non volete accettare che purtroppo è così. Siete presi a pesci in faccia regolarmente sui social network già da un bel po'. Le nazioni e il loro capo, Satana, ci odieranno, le nazioni e il loro capo, Satana, quindi Satana è il capo delle nazioni, cioè noi siamo tutti gestiti da questo capo Satana, ci odieranno perché la nostra sarà l'unica religione a essere sopravvissuta. Se siete già in fase di declino, di quale sopravvivenza state parlando? Vabbè, i riflettori saranno puntati su di noi perché le nazioni si renderanno conto di non essere riuscite a spazzare via tutte le religioni dalla faccia della terra. A quel punto assumeranno il ruolo di Gog di Magog. Adesso hanno preso Gog di Magog, lo trovate nel Vecchio Testamento, nel libro non profetico di Ezechiele. Si alleeranno per lanciare un violento attacco contro il popolo di Geova. Forse siamo un po' preoccupati pensando a ciò che potrebbe accadere, dato che non ne conosciamo i dettagli. Dopo tutte queste indicazioni però non conoscete i dettagli. Ho capito, ma una cosa è certa: non dobbiamo avere paura della grande tribolazione. Geova ci darà istruzioni che serviranno a salvarci la vita. Meno male. Potremmo alzarci, sollevare la testa, perché loro sollevano sempre la testa per non guardare a terra i piedi dove li mettono, perché sapremo che la nostra liberazione si è avvicinata. Meno male comunque. Ok. Volete ridere sul serio ora? Paragrafo 14. Ve lo leggo. Durante la grande tribolazione ci sarà un cambiamento per quanto riguarda i fratelli che ci guidano. Sarebbero quegli otto idioti del corpo direttivo.
quei cialtroni americani. A un certo punto tutti i santi, perché loro ci sono questi santi, questo gruppo di santi d'élite. A un certo punto tutti gli unti ancora sulla terra saranno radunati in cielo per partecipare alla guerra di Armageddon. A parte il fatto che dovete spiegarmi come avviene questa trasmigrazione, no? Cioè, ancora in terra, questi unti saranno radunati in cielo per partecipare alla guerra. Cosa farete? I vostri corpi si smaterializzano? Siete trasformati in spirito? Oppure vi date una pistolettata nel cranio, nella testa, nelle tempie o in bocca, eliminandovi, quindi togliendovi la vita e fare in modo che quindi il vostro spirito sale e veniate radunati in cielo attraverso un ascensore comune che vi porta su tutti in massa. Vabbè, non lo so. Comunque questo dettaglio neanche manca, ma mi piacerebbe che fosse aggiunto. Questo significa, quindi abbiamo detto, a un certo punto tutti gli unti ancora sulla terra saranno radunati in cielo per partecipare alla guerra di Armageddon. Ah, cavolo! Cioè, pensate, questi sono chiamati alle armi, ecco. Gli unti, santi, qui presenti, sono migliaia, che tra loro sono i santi, in questa fase sono chiamati alle armi e vengono radunati in cielo per partecipare alla guerra di Armageddon. In che senso? Cioè, fatemi capire. Questa vostra partecipazione alla guerra di Armageddon, in che cosa consiste? La posso fare io una domanda ogni tanto? O dovete sempre voi fare le domande e le risposte? Questo significa che il corpo direttivo, gli 8 idioti cialtroni che ho menzionato prima, non sarà più con noi sulla Terra. Ah! Quindi se la filano, defilano. Non saranno più con noi sulla Terra. Comunque la grande folla continuerà a essere organizzata. Ah, beh, 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 beh. Mi stavo già preoccupando. Saremo guidati da fratelli qualificati che fanno parte delle altre pecore. Scusate, ma voi? Quindi state preparando il terreno per un'eventuale fuga? No? In pratica ci state dicendo che presto siete pronti a sparire? Lasciandoci intendere che siete volati in cielo e sperate che noi abbocchiamo a questa vostra chiave di lettura? Eh? Vabbè. Quindi, comunque dice la grande folla, coloro che sono destinati a vivere a rimanere sulla terra, la fascia 2, insomma, la fascia 2. Quelli che sono destinati a rimanere sulla terra e a vivere in questo regno di Dio che loro continuano a predicare, che ci verrà mai. Quel regno che però Gesù disse che non verrà, che non è materiale. Quel regno atteso dai farisei, atteso anche da loro, insomma, sono sempre convinti che sta per venire. Quindi una parte di loro volerà in cielo, saranno radunati in cielo per partecipare a questa guerra, quindi sono chiamati alle armi. E minchia, io sapevo che il militare non, vabbè, neanche il militare potete fare, però partecipate alle guerre, vabbè. Quindi questo significa che il corpo direttivo non sarà più con noi sulla terra, ma comunque, insomma, l'organizzazione, la parte, ci sarà sempre una parte che qualcuno che organizzerà. Saremo guidati da fratelli qualificati che fanno parte delle altre pecore, pur sempre pecore sono, quindi ho detto tutto. Dovremmo mostrare lealtà sostenendo quei fratelli e seguendo le istruzioni che ci daranno. La nostra sopravvivenza dipenderà da questo. Qui si parla di vita o di morte, eh? E qui per sopravvivere, bisogna solo abboccare come creduloni a queste cose, mancano dei dettagli, mancano dei dettagli perché comunque i dettagli non ci sono, ci dicono, ma grosso modo dovrebbe avvenire così. Peccato che è 140 anni che lo dicono, ma comunque questo è. Ovviamente l'articolo continua con il sottotitolo
un nuovo sottotitolo, Il nuovo mondo è vicino. Non so quante migliaia di volte ho visto questo sottotitolo. Vabbè. Il nuovo mondo è vicino, è il paragrafo 17 che vi suggerirei di leggere. Metterò comunque in descrizione il link di questo articolo, eh. Come abbiamo detto nell'articolo precedente, quasi tutti noi stiamo vivendo sin dalla nascita, no, ma anche da prima, negli ultimi giorni, ma abbiamo anche la prospettiva di sopravvivere alla grande tribolazione. La guerra di Armageddon sarà il grandioso culmine della conclusione di questo sistema di cose. Comunque non abbiamo nulla da temere. Perché? Perché sarà la guerra di Dio. Quando Geova darà l'ordine, pensate, hanno la guerra in testa, e queste sarebbero le persone pacifiche, eh? Attenzione, questi non vedono l'ora, che voi siate tutti distrutti, che noi siamo tutti distrutti, questi non vedono l'ora di vedere la distruzione di tutti, belli e brutti, buoni, cattivi, piccoli, grandi, vecchi, storpi, malati, cioè, quando Geova darà l'ordine, Gesù Cristo condurrà gli eserciti celesti in battaglia. Avrà al suo fianco gli unti risuscitati, oltre a quelli che hanno trasmigrato, chiamati alle armi all'ultimo minuto. E miriade di angeli insieme combatteranno contro Satana, i demoni e i loro eserciti terreni. Cioè, capito? Avete capito, no? Quindi siete avvisati, voi che insomma appartenete all'arma, che appartenete, che siete militari, qui avrete a che fare molto presto, voi militari, voi che avete messo firma nell'arma, e tutti voi, anche voi carabinieri, perché fate parte dell'arma, tra breve Geova darà l'ordine e Gesù parte davanti, condurrà eserciti celesti in battaglia, sarete combattuti insieme al vostro capo che è Satana e i vostri demoni e naturalmente tutti gli eserciti terreni e tutti quanti, ve la dovete vedere con gli angeli e con anche quelli che oggi sono praticamente in America, i capi della società Toro di Guardia, gli unti, che a breve saranno chiamati alle armi e saranno cazzi amari. Sappiatelo. E così, paragrafo 18 conclude, entra nella fase conclusiva di questo articolo stravagante. Geova ha promesso: nessun'arma fabbricata contro di te avrà successo, quindi è inutile che vi presentate con le testate nucleari, è inutile che vi presentate con le bombe nucleari, atomi, serve a niente. Non serve, è inutile, proprio non pensateci neanche. Una grande folla di fedeli servitori di Geova sopravvivrà a questa grande tribolazione, a questa grande guerra, e continuerà a rendergli sacro servizio. La Bibbia, pensate, citano Rivelazione, due o tre versetti di Rivelazione, un libro allegorico viene citato come conferma di queste affermazioni da pazzi, da TSO. La Bibbia ci dà ogni ragione per avere fiducia nel futuro. Sappiamo che Geova protegge chi gli è fedele. E come lo sappiamo? Cioè, ma lo sapete voi? Cioè, avete mai visto una cosa del genere? Quando avete visto? Sapete cosa? Cosa sapete? Sappiamo, solo perché abbiamo letto qua e là nell'Antico Testamento racconti mitologici e allegorici, ora sappiamo che Geova protegge chi gli è fedele. Cosa? Chi? Quando avete visto? Quando voi, ciascuno di voi che sta osservando questo video, ascoltando questo video, quando qualcuno di voi ha avuto modo di osservare che chiunque serve questo Dio è stato in qualche modo protetto da una qualsiasi calamità?
deve valere per tutti, non per qualcuno sì e qualcuno no. Attenzione, eh. Tutti coloro che amano e lodano Geova saranno felici di assistere al momento in cui rivendicherà il suo santo nome. Ebbene, vi stupirete se un giorno anche in Italia questi cialtroni saranno dichiarati irregolari, illegali, e a questi cialtroni sarà impedito di continuare a diffondere contenuti di questa sorte? Ditemi la verità. Se un giorno anche in Italia, come in altre nazioni, a questi cialtroni sarà impedito di diffondere pubblicazioni contenenti affermazioni di questo tipo, da trattamento sanitario obbligatorio, vi stupirete per davvero? Io penso proprio di no. Una qualsiasi normale persona capisce che questo continuare a creare allarmi sociali e a imbrogliare la gente, scendendo così nel ridicolo, non può continuare ancora per molto. Presto o tardi questo finirà. Questo loro modo di fare propaganda, questo loro modo di tenere nella tensione, nella paura, gli esseri umani, dovrà per forza finire.